appunto non coincide con ciò che è esistente, ma che indica una condizione verso la quale tendere. È subito chiaro quindi che la normatività implica un livello etico, cioè un livello di giudizio e di valutazione della giustezza o meno di un determinato assetto vigente. E secondo il nostro Onnet, allora, è proprio quella disciplina chiamata filosofia sociale, che quindi non è la filosofia politica, non è la filosofia morale, ma è la filosofia sociale a recepire a pieno il compito normativo. Il compito normativo, occupandosi appunto della valutazione della giustezza di un determinato assetto, ma chiaramente dell'assetto sociale, della giustezza dell'assetto sociale. Quindi teoria critica e normatività confluiscono, come dire, nella definizione dello statuto della filosofia politica, della filosofia sociale, scusate. Cioè è proprio in questo ambito di definizione dello statuto della filosofia sociale che Onnet ha proposto la fortunata espressione di patologie del sociale per indicare, cito, quei processi di sviluppo della società che si possono concepire come sviluppi sbagliati o disturbati, appunto come patologie del sociale. Quindi troviamo riconfermato proprio quello che stavamo dicendo. Quindi la filosofia sociale è per sua vocazione critica, critica e quindi orientata normativamente. E in quanto tale, come dicevamo, implica inevitabilmente il ricorso ad un livello etico. Cioè riflette sui criteri necessari per rendere possibile una vita buona, o quantomeno più buona di quella data dalle condizioni dell'esistente. Dice Onnet, dato che il suo compito primario è quello di fare la diagnosi dei processi di sviluppo sociale che devono venire compresi dai membri della società come pregiudizi alle possibilità di vita buona, essa è orientata in base a criteri di tipo etico. Il criterio etico. A differenza della filosofia morale da un lato, appunto, e della filosofia politica dall'altro, la filosofia sociale può venire compresa come un'istanza di riflessione, quindi un'istanza di riflessione è una filosofia, un'istanza di riflessione all'interno della quale vengono discussi criteri di misura per forme riuscite di vita sociale. Quindi un'istanza di riflessione è una filosofia all'interno della quale si discute dei criteri di misura per forme riuscite di vita sociale. Sociale, filosofia sociale. Torniamo, e mi avvio a concludere, torniamo all'opera. Quindi la teoria del riconoscimento chiaramente non può che... quindi soddisfa necessariamente quelli che sono i due criteri che appunto Onnet vede come costitutivi della filosofia sociale stessa, l'approccio critico e il criterio etico. E il criterio etico. Bene, come dire, provare a vedere questi, a sviluppare questi due punti ci permette di concludere le considerazioni su questo testo. Per quanto riguarda appunto l'approccio critico, come abbiamo visto, esso richiede un punto di vista normativo di valutazione dell'esistente. Cioè, se il superamento critico del presente assetto sociale, dato dalle vigenti relazioni sociali, è orientato verso una graduale estensione delle relazioni di riconoscimento, attraverso una forma di lotta, appunto la lotta per il riconoscimento, allora si impone una giustificazione di questa dinamica. Cioè, perché il riconoscimento è buono, perché è auspicabile che si amplino le relazioni intersoggettive di riconoscimento? E questo è il punto. E quindi questa, come dire, supposta bontà deve necessariamente trovare una sua fondazione. Hegel rappresenta un riferimento importantissimo all'interno dell'opera in chiave di un recupero appunto della centralità dell'idea di lotta e di conflitto. Brevemente, cioè in Hegel, dice Onnet, la dinamica del riconoscimento verrebbe ad essere quindi non solo la forma della conflittualità sociale, ma anche il suo stesso motore. O per dirla con un attento lettore di Hegel, Alexander Koyev, il riconoscimento in Hegel è soprattutto il desiderio di essere desiderati, è il desiderio del desiderio altrui. E, come dire, la stessa critica che Onnet rivolge al proprio maestro Habermas è quella di essersi fatto influenzare in maniera eccessiva dalle diagnosi sociologiche empiriche di un conflitto di classe
in via di dissoluzione nelle società contemporanee, mentre invece, appunto, come abbiamo visto, questo risulterebbe essere non è sparito, ma lo si individua su di un piano differente, su di un piano che abbiamo detto essere di una conflittualità pratico-morale, di cui non è più soggetto esclusivo la classe lavoratrice. Cito Honneth, e qui Honneth è piuttosto impietoso: la teoria della società di Habermas delinea un quadro del contesto di vita sociale profondamente semplificato, statico e privo di conflitto. E il riferimento, proprio il riferimento ad Hegel, il presupposto per poter proporre la lettura del conflitto sociale come lotta morale, per poter prospettare appunto un'universalizzazione della soggettività della lotta. Abbiamo quindi l'approccio critico. Brevemente, il criterio etico. Quindi il criterio etico si impone appunto nel momento in cui si deve giustificare appunto la desiderabilità della graduale estensione delle relazioni di riconoscimento attraverso appunto la lotta per il riconoscimento. Questo criterio, e la faccio veramente breve, anche se chiaramente la questione, soprattutto dal punto di vista filosofico, è piuttosto complessa, questo criterio viene individuato da Honneth in un'idea di vita buona, in un'idea di vita buona che è data da quel complesso di condizioni intersoggettive che fungono da presupposti necessari all'autorealizzazione, cioè il riconoscimento è buono, va bene, è auspicabile che si vada verso una estensione graduale delle relazioni di riconoscimento, perché questo è il presupposto necessario, presupposto intersoggettivo necessario dell'autorealizzazione. Quindi questo criterio etico si pone in posizione equidistante sia dalle etiche kantiane, perché, come dire, non prende in considerazione soltanto l'astrazione universalistica dell'autonomia morale dell'uomo, ma guarda a tutte quelle condizioni concrete della sua autorealizzazione, ma si distanzia anche dalle etiche comunitaristiche. Perché? Perché questo ideale di vita buona, che è appunto tipicamente etico, non viene declinato, non è dedotto da valori sostanziali, non è dedotto da un sostrato culturale differenziato facendo riferimento ad una tradizione particolare, ma mantiene appunto una concretezza, ma anche un alto livello di astrazione e di universalità. Bene, io mi fermerei qui. In definitiva, come dire, quest'opera è un'opera che ci parla soprattutto, ci restituisce la misura di come la prassi sociale quotidiana sia impregnata di sentimenti morali, della loro importanza, forse troppo spesso sottovalutata, all'interno della prassi sociale, di come sia possibile in qualche modo riconnettere la libertà personale, quindi l'individualità e la riflessività, quindi la possibilità di pensare il pensiero, e il coinvolgimento con gli altri, e l'intersoggettività e la solidarietà, due istanze che spesso vengono presentate come necessariamente alternative o escludentesi, mentre invece quest'opera appunto ci mostra benissimo come esista appunto una sorta di legame sociale tra individuo e intersoggettività, e inoltre appunto assolve appieno alla sua vocazione di teoria critica, indicandoci, andando oltre accuse che potrebbero essere in qualche modo falsamente relativistiche, ci indica una strada per poter dire ciò, per poter riflettere su ciò che dobbiamo, su ciò che è da rigettare, che invece è da accogliere, su ciò che è accettabile nel vigente assetto sociale, ciò che invece con forza dobbiamo rigettare. Thank you.
ringraziamo moltissimo la nostra pianista ed in particolare il dottor Bruni per la sua relazione veramente molto articolata e con un taglio direi originale e problematizzante, no? E anche per essere stato insomma nei tempi, mi sembra che l'esposizione sia stata da questo punto di vista perfetta. Dunque, devo dire che io non conoscevo Axel Honneth, un filosofo che non avevo studiato, non avevo trattato neppure con i miei studenti, e le sollecitazioni che propone sono veramente molto interessanti, soprattutto il rimarcare la motivazione morale della lotta, ho trovato estremamente interessante, anche un pochino al di fuori forse degli schemi, no, di pensiero a cui siamo abituati, come pure l'orizzonte di speranza che viene per l'appunto proposto da Honneth, recuperando anche il pensiero di Adorno. Io darei la parola ora al pubblico per delle riflessioni, oppure per delle domande al nostro relatore. Sì, se vuoi venire a proprio così. Penso che Lavezzi è stato molto bravo a presentare l'opera di un pensatore che in effetti è molto complesso e che ha molti riferimenti culturali che si spalla. Ma io vorrei innanzitutto dire che l'interesse di questo libro è come dire l'invito a leggere questo libro tutti quanti noi a non rassegnarci alla sofferenza. Questo è un po' il messaggio di Honneth, no? Perché se dice oggi ci rassegniamo alla sofferenza, al non riconoscimento, da questo punto di vista partono tutte le patologie sociali, che sono anche patologie psicologiche, ma da questo punto di vista la radice delle patologie psicologiche, della nostra sofferenza, è un mancato riconoscimento. L'esempio del calcio è perfetto, il dolore fisico passa, ma la sofferenza morale rimane. Quindi Honneth in questo libro, come dire, il suo messaggio nella bottiglia è l'idea con la quale non dobbiamo rassegnarci alla sofferenza. E questa mi sembra la cosa importante che tu hai messo luce molto bene. E certo, da qui però poi nascono una serie di problemi. Io volevo così sollevarne due, ma sono tantissimi. Allora, la prima cosa, tutti meritiamo il riconoscimento. Ci sono, come dire, dei vincoli, dei limiti al riconoscimento. Un nazista merita di essere riconosciuto come l'ebreo che sta torturando, sterminando. Questo è un problema interessante perché ci dice appunto che probabilmente il riconoscimento ha bisogno perlomeno di una reciprocità del riconoscimento, no? Cioè, per esempio, che tu hai fatto il poliziotto che dà un calcio all'immigrato appena arrivato, il poliziotto può, come dire, secondo Honneth, richiedere di essere riconosciuto dall'immigrato arrivato solo a patto che anche egli riconosce l'immigrato nella sua dignità umana. Quindi io direi che forse un limite al riconoscimento, che non è completamente gratuito, ecco, questa è la prima cosa che vorrei dire, è legato al fatto che il riconoscimento deve essere perlomeno reciproco. Volevo sapere cosa ne pensavi tu. La seconda questione è quali sono gli strumenti della lotta per il riconoscimento, no? Cioè, io sono come l'esempio che hai fatto tu, no? Un professore di scuola media, mio padre era professore di scuola media ed egli era molto riconosciuto nella sua comunità. Oggi invece io sono trattato con un riconoscimento che ritengo non essere adeguato al mio ruolo, alla mia dignità o alle mie competenze. Quali sono gli strumenti che ho per ottenere il riconoscimento? Quali sono gli strumenti della lotta per il riconoscimento? E qui probabilmente tu sai, questo è un problema che ha sollevato tutta una serie di dibattiti a livello internazionale. Honneth è un marxista, certo, è un marxista non alla Marx, è un marxista molto moderno, no? Perché come dici tu, il conflitto non è legato all'operaio che vuole più stipendio, ma viene allargato anche a tutti quei soggetti che soffrono nel loro privato. Però sarebbe interessante capire come, per esempio, una possibilità di lottare abbia bisogno di condizioni, perché se uno si ritrova senza soldi, senza strumenti, senza risorse
economico senza alcunché per portare avanti la propria istanza di riconoscimento, certo dovrà rassegnarsi alla sua sofferenza. Quindi le due osservazioni sono: la prima, quali sono i limiti se ci sono del riconoscimento? Io ne ho indicato uno, perlomeno la reciprocità. Non posso pretendere di essere riconosciuto senza riconoscere l'altro. E la seconda cosa, quali sono gli strumenti, le condizioni, le possibilità di lotta per essere riconosciuto? Prova a rispondere subito, sì.